Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Allora, io sono già pronta, vestita, truccata. Tra l'altro, vi faccio vedere l'outfit di oggi. Poi vi faccio già vedere l'outfit. Allora, oggi ho messo questo jeans chiaro, morbido. Guardate, con queste tasche lunghe, morbidissimo in vita. E preso da Max Factory e pagato proprio, ragazze, pochissimo. E poi questa camicetta presa parecchio tempo fa da CVG, ma proprio tanto 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 tempo fa, con questo collo tipo collana. Capello fatto ieri, tra l'altro, ragazze, con i prodotti di Marmade. Io sono felicissima perché li ho sempre puliti e profumati. Trucco, allora ho messo oggi l'ombretto verde perché avevo intenzione di mettere la camicia verde, ma la camicia verde chissà dove è finita. Penso di averla messa insieme alla roba estiva. Quindi nulla, ho messo lo stesso, l'ho tenuto e poi magari sopra a questo completo vado ad abbinarci la giacca verde, così spezza un pochino dal nero. E allora, questa mattina ci sarà la super diretta con la Filo, ve l'ho detto nel video precedente, però se non avete avuto modo di vederla, noi comunque l'abbiamo salvata, quindi potete andarvela a rivedere. Il mio profilo Instagram è alessandra_l. E nulla, adesso vado giù, vado a preparare tutto, vado a preparare gli ingredienti, anche se sono già sul tavolo. E poi dovrei anche andarmi a mettere bene lo smalto perché si è scheggiato un pochino. E niente, vi stavo dicendo, vado a preparare gli ingredienti. Tra l'altro io per fare il salame di cioccolato utilizzo invece dei frollini, i soliti utilizzo i frollini integrali, tanto mischiati. Non si sente che sono integrali. Poi utilizzo la granella di nocciole, la compro al Basco, è buonissima. Poi vabbè, è già tagliata, è già spezzettata, quindi non ho bisogno di andarla a frullare, anche se col bimbi ci vuole veramente pochissimo. Però mi piace lasciarla non polverizzata, ma mi piace che sia un po' granellosa. E all'interno del salame di cioccolato ci sta proprio bene. Poi cacao in polvere, rigorosamente amaro. Poi lo zucchero, io non vado a metterne tantissimo di zucchero perché non voglio che rimanga troppo troppo zuccherato. Allora, adesso andiamo giù. Tra l'altro, ragazzi, vi voglio ringraziare per tutti i messaggi che mi state scrivendo, per tutti i messaggi carini che mi lasciate qua sotto il video. Grazie, grazie, grazie. E soprattutto voglio ringraziare tutte le nuove iscritte. Volevo darvi, perché poi me lo scrivete sempre nei messaggi, sono nuova. Quindi approfitto di questo video per salutare tutte le nuove iscritte e darvi un grandissimo benvenuto all'interno della nostra famiglia. E io vi ringrazio perché mi sostenete sempre, sempre, sempre. Allora, ho fatto il letto di pietrania, ho sistemato la camera nella zona gioco e devo dire che forse abbiamo trovato la soluzione ideale, così rimane tutto abbastanza ordinato. Poi stiamo aspettando l'imbianchino. Allora, non era nei nostri progetti imbiancare, però ragazze, veramente giù abbiamo dei muri terribili, terribili. Ovviamente, avendo un bambino in casa, ci sono malate. Niente, assolutamente è da ridare. E quindi nulla, faremo di nuovo tutta la parete del soggiorno bianca e poi nella zona invece TV daremo di nuovo l'azzurro carta da zucchero perché mi piace, non lo so, dà l'idea di serenità all'interno dell'ambiente, quindi cioè, ridiamo sicuramente quel colore. E per i colori noi ci forniamo da un amico che ha un colorificio e quindi lui sa che quando io la Fede
apriamo quella porta, boh, inizia l'incubo, perché ovviamente lui dice sempre: non potete venire, ma questo in generale, tant'è vero che quando tante ragazze chiedono il numero dei colori sono a volte un po' in difficoltà, perché lui mi dice sempre: non venite con la foto del colore che vi piace. Sì, indicativamente sì, va bene, però da una parete all'altra il colore cambia, dipende la parete com'è, se la parete è ruvida, se la parete liscia, che colore c'è sotto, quante mani bisogna dare. Lui dice: ma il colore difficilmente viene uguale a quello di un altro, della parete di un altro, di un'altra casa. Noi tutto sommato abbiamo trovato il colore che ci piace, anche se io lo vorrei fare leggermente più grigio. Quindi, ahimè, quando varcherò la porta di quel negozio, chissà, però leggermente più grigio. Comunque, adesso vi faccio vedere la sistemazione dei giochi di Pietro. Allora, ragazzi, scusate, ma è successo di tutto, nel senso che ha suonato l'imbianchino, io dovevo iniziare la diretta, Piero Andrea doveva arrivare, Pietro era di là che guardava la TV, ragazzi, un delirio. Fatto sta che, scusate, è arrivato l'imbianchino, gli ho aperto, ho iniziato la diretta, è arrivato Piero Andrea. Fortunatamente sto ragazzo ci conosce, siamo amici, quindi non ha avuto nessun problema a sopportare tutto questo caos. Allora, questo è tutto il caos dovuto alla diretta. Io e la Filo abbiamo fatto il salame di cioccolato, ci siamo divertite tantissimo, tant'è vero che ci avete chiesto di condividere le dirette qua anche su YouTube, quindi lo faremo. Questo è il delirio della diretta, quindi sacchetto dei biscotti. Allora, per fare il salame di cioccolato, allora io ho usato i biscotti, questi della Via Verde, frollino, farina 100% integrali da agricoltura biologica, Basco. Poi all'interno, non vi ho fatto vedere, una confezione di nocciole già tritate, qua c'è scritto frutta secca, ma è granella di nocciole, perché io nel salame di cioccolato metto anche la granella di nocciole. Poi lo zucchero, il burro, io ho utilizzato questo della Primia senza lattosio, senza sale e senza zuccheri. Vado a posarlo in frigo. L'autopulizia e io ho utilizzato questo detergente piatti della Green Natural che ormai utilizzo da tantissimo tempo. Poi il bimby l'ho già lavato, il coperchio, ecco qua. Universale per pulire il top della cucina, poi vi mostrerò che prodotto è questo. È un prodottino che mi ha mandato una di voi, la Vale, ed è fantastico. Poi cacao in polvere, sempre questo della Primia, rigorosamente amaro, e infine due uova. Allora, la cucina è già praticamente sistemata. Vado solamente a prendere il sacco dell'immondizia. Ok. La domenica a me piace un sacco fare queste dirette perché ci teniamo compagnia, è proprio bello, bello, bello.
Tra l'altro oggi abbiamo fatto vedere la differenza tra robottino, quello della Lidl, e il Bimby. Quindi abbiamo fatto vedere tutte le differenze, ragazze, come se foste a casa mia oggi. Poi, allora, cucina sistemata, o quasi. Allora, devo dare ancora una super pulita veloce. Sistemata. Allora, io sono pronta, devo mettermi solo più la giacca. E Pierandrea stamattina è andato a comprare la frutta e la verdura fresca, ha preso peperoni che io stra-amo, zucchine che mi piacciono un po' meno, però ragazze fanno bene, bisogna mangiarle, le banane, i kiwi e le mele che piacciono a Pietrenea. Allora, dato che abbiamo tantissime banane in casa, questa settimana vi pubblicherò una ricettina super super golosa per i nostri bambini, fatto con la banana. Allora ragazze, io vado a mettermi la giacca, quindi poi ci vediamo dopo, vi mostro poi il mio outfit completo e ci vediamo per i saluti. Allora ragazze, io sono pronta, ho deciso di mettere la giacca bianca, questa è una giacca di Zara, e come scarpe, ragazze, le ho ritirate fuori, mi mancavano un sacco, non le vedete, comunque vabbè, le Converse, queste sono le Converse, quelle argento glitterate, e quindi oggi super super comoda. Allora, adesso vado, piego un attimo la coperta perché io non esco di casa se non ho tutto super in ordine, e non penso che questa sia solo una mia mania, non ho le scarpe in casa, ragazze, ho le pattine. Allora, io con questo video vi saluto, vi mando un super bacione grandissimo e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Il frullato di banana, quindi ho deciso di condividerlo con voi. Allora, per un frullato di banana semplicissimo che sicuramente piacerà ai vostri bambini, io utilizzo una banana perché lo berrà solo lui, latte intero, poi se volete potete aggiungere il ghiaccio per il frappè, invece io facendo solamente un frullato non utilizzo il ghiaccio, latte intero e poi alla fine, se volete, una spolverata di cacao o di Nesquik. Io utilizzo questo cacao amaro che ho utilizzato per il salame di cioccolato, ne ho avanzato un po' e quindi lo utilizzo per il frappè. Allora, vado a inserire all'interno la banana. Pezzetti, e poi un goccio di latte. In questo modo qua
E adesso frullo 10 secondi, velocità 10. Ora una spolverata di cacao. Cannuccia. Del nostro frappè di banana, frullato di banana, è pronto.